Siamo ormai consapevoli dei pericoli legati al consumo eccessivo di calorie, grassi, transgrassi e zuccheri. Ora vorrei richiamare la vostra attenzione su un altro nemico dal quale guardarci nella nostra alimentazione: l'eccesso di sale. I motivi di preoccupazione sono reali. È noto da tempo che una dieta con un elevato apporto di sodio fa aumentare il rischio di pressione alta e infarto. E visto che i cibi molto spesso sono ricchi di sale, sicuramente ne assumiamo troppo. Il sale ci piace, non c'è dubbio, ed è anche comprensibile. Il sale non serve solo a dare sapore ai cibi. Il sale rende i cibi dolci ancora più dolci. Non a caso c'è chi mette del sale sulla frutta, e quelli amari meno amari. Può addirittura rendere più intenso il profumo di ciò che mangiamo. Secondo le direttive alimentari più recenti, dovremmo consumare non più di 2300 mg di sodio al giorno, l'equivalente di circa un cucchiaino di sale. Chi ha più di 50 anni, inoltre, essendo più soggetto a rischio di pressione alta, non dovrebbe consumarne più di 1500 mg al giorno. Un'impresa difficile, se consideriamo che un americano medio ne consuma più del doppio, vale a dire l'equivalente di circa un cucchiaino e mezzo di sale ogni giorno. Ma la maggior parte del sodio che assumiamo non proviene dal sale col quale cuciniamo o che aggiungiamo a tavola. I cibi prodotti industrialmente contengono talmente tanto sale che anche se non usassimo per niente il sale da cucina, ne consumeremmo comunque più del dovuto. Mangiamo montagne di sale attraverso i formaggi lavorati, le carni in scatola, salse, condimenti, snack e zuppe già pronte. Il sale inoltre viene nascosto anche in cibi che non sembrano poi così salati al palato. Ho visto panini che contengono 400 mg di sodio, formaggio fresco tipo ricotta con più sale di una porzione di patatine fritte e un bel po' di cereali con 200 mg di sale o anche più, e si trattava di porzioni ridotte. Da questo punto di vista, mangiare al ristorante rappresenta una doppia minaccia. Oltre al fatto che i cuochi in genere hanno la mano un po' pesante con il sale, le porzioni tendono a essere enormi. Una costata di maiale al barbecue al ristorante può contenere tanto sodio quanto ne consumiamo in quasi due giorni. Ma anche tante insalate, dal nome apparentemente salutistico, possono essere una trappola. Una delle prime cose da fare per ridurre l'apporto di sodio, quindi, è cercare di limitare il consumo di cibi molto lavorati e di prodotti dichiaratamente salati, come patatine, zuppe in barattolo e salse. Leggete attentamente le etichette di cibi confezionati come tonno, prodotti al forno, cereali e verdure, privilegiate le versioni ad apporto ridotto di sodio. Tenete presente che minori sono le lavorazioni a cui un cibo viene sottoposto e minore sarà il contenuto di sodio. L'avena secca schiacciata al naturale, per esempio, non contiene affatto sodio, mentre in certi casi può arrivare ad averne anche 250 mg a confezione. Il petto di tacchino fresco arrostito contiene naturalmente solo circa 15 mg di sodio per 30 grammi circa, mentre quello confezionato ne ha più di 20 volte tanto. Quando andate a mangiare fuori, scegliete i piatti con la preparazione più semplice: carne, pesce e pollame alla griglia, verdure al vapore, insalate con condimento leggero. Tuttavia, la cosa migliore resta prepararvi da mangiare a casa. Non solo potete controllare il contenuto di sale, ma avete la possibilità di dare più gusto ai vostri piatti condendoli con spezie aromatiche, erbe, limone, cipolla e aglio. E non dimenticate di accompagnarli con frutta e verdura in abbondanza. Frutta e verdura sono squisite, fanno bene e hanno un basso contenuto naturale di sodio.